una mole, gas perfetto biatomico, espansione adiabatica irreversibile. Nella seconda parte, trasformazione, espansione adiabatica reversibile. Dallo stato A, pressione volume, allo stato B. La variazione di energia interna è questa, negativa, e quella di entropia positiva è quest'altra. Prima domanda, temperatura, pressione e volume nello stato B. Seconda domanda, il volume finale Vc del gas se, partendo dallo stesso stato iniziale A, l'espansione fosse sempre adiabatica ma reversibile a C, con lo stesso lavoro di prima. Vediamo lo svolgimento. Solito piano PV, stato A, un'atmosfera di pressione all'inizio e 30 litri di volume. Conosciamo la diminuzione, perché è negativa, di energia interna. Questo vuol dire che la temperatura cala. E siccome la variazione di energia interna si calcola sempre con questa formula, valida per ogni trasformazione, non solo per le isocore, vale anche per questa, reversibili, irreversibili, non importa. Tanto l'energia interna è funzione di stato, quindi non è importante quale è la trasformazione reversibile o irreversibile a pressione, a volume costante, eccetera, eccetera, che appunto fa passare il gas dallo stato A allo stato B, tanto è funzione di stato, la variazione di energia interna è sempre quella. Quindi la calcoliamo con questa formula, siccome è negativa la variazione di energia interna, anche la temperatura diminuisce. Ecco perché ho disegnato due isoterme con lo stato B sull'isoterma più fredda. Di questo stato B c'è da calcolare pressione, volume e temperatura, e la temperatura la possiamo conoscere subito proprio rovesciando questa espressione, questa formula della diminuzione di energia interna. Sappiamo infatti quant'è questa diminuzione, meno 900 joule, conosciamo il coefficiente del calore specifico a volume costante, il calore specifico molare del gas biatomico, quindi un mezzo LR, L è 5, quindi è 20,8 joule su mol Kelvin. E poi sapevamo che avevamo una mole di gas, quindi la diminuzione di temperatura è stata di 43,3 Kelvin. La temperatura iniziale la sapevamo, la potevamo ricavare, perché nello stato A abbiamo tutto tranne la temperatura, quindi ricaviamo la temperatura con l'equazione di stato. Mettiamo un'atmosfera ai 30 litri e in questo modo troviamo la temperatura in A. Di conseguenza la temperatura in B sarà quella in A meno 43,3 Kelvin, quindi questa è la temperatura in B. Ci manca ancora la pressione e il volume di B. Allora utilizziamo la formula che vale sempre per una qualunque trasformazione a B per calcolare la variazione di entropia. In questa formula vediamo che ci sono i volumi, ci sono le temperature dei due stati. Le temperature le conosciamo, i volumi uno lo conosciamo, quello di A, e la nostra incognita a questo punto è una sola, è il volume di B. Quindi andiamo a svolgere i calcoli. L'aumento di entropia è 4 joule su Kelvin, qui raccolgo NR e qua un mezzo L è 2,5, sarebbero 5 gradi di libertà diviso 2. Ho messo le due temperature finale e iniziale, NR lo porto qua sotto, quindi a destra rimane la parte nella parentesi quadra, e il 2,5 logaritmo lo porto a sinistra, così da isolare l'incognita, che era il volume di B. Quindi a destra rimane solo l'incognita, logaritmo di VB su VA. Queste a sinistra sono tutte quantità note, in particolare il rapporto tra le temperature è questo valore minore di 1, perché il gas si raffredda, il logaritmo giustamente di un numero minore di 1 è negativo, con il meno qua davanti ritorna positivo e fa questo valore qui, circa 0,3153, lo sommiamo a 4 joule su Kelvin diviso NR, e questo logaritmo di VB su VA è questo valore 0,166. Continuiamo quindi il calcolo per estrarre VB, il rapporto tra i volumi è elevato a questo numero, e quindi il volume B è 1,466 volte più grande del volume A, cioè 1,466 volte più grande di 30 litri, cioè 44 litri. A questo punto possiamo calcolare anche l'ultima delle tre grandezze macroscopiche mancanti, la pressione di B. Con l'equazione di stato, formula inversa, andiamo a sostituire tutti i valori, la temperatura di B, il volume appena trovato e circa 0,60 atmosfere e la pressione in B. Prima di passare alla seconda domanda faccio questa osservazione, che l'aumento di entropia
del sistema del gas è un aumento positivo, ma questo non vuol dire necessariamente che la trasformazione è stata irreversibile, in quanto il gas non è un sistema isolato. Se il gas fosse stato isolato, sia dal punto di vista del lavoro che del calore scambiato con l'esterno, allora sì che potremmo dire che a un aumento di entropia corrisponde sicuramente una trasformazione irreversibile. Ma in realtà, per i sistemi aperti come il gas, in questo caso che può interagire con l'esterno, sia con scambio di lavoro che di calore, per i sistemi aperti può anche accadere che l'entropia si riduca a spese di un aumento di entropia dell'ambiente esterno. Quindi dal segno della variazione entropia, quindi crescita o diminuzione, o anche entropia che rimane stabile, non si può dedurre niente sulla reversibilità o irreversibilità della trasformazione. Perché per i sistemi aperti è possibile avere trasformazioni reversibili e irreversibili che fanno aumentare, diminuire o mantengono costante l'entropia. Passiamo adesso alla seconda parte del problema, dove il gas deve compiere lo stesso lavoro di prima, quindi LB e LC uguali, LC uguale LB, ma lo fa con una trasformazione adiabatica reversibile. Ora, che sia la trasformazione AB di prima o la trasformazione AC reversibile di adesso, per entrambe vale il primo principio della termodinamica, quindi il calore uguale al lavoro più la variazione di energia interna. Qui il primo principio l'ho scritto nella formula inversa, quindi il lavoro è il calore meno la variazione di energia interna. E l'ho scritto sia per la AB che per la trasformazione AC. Ora, in entrambe le trasformazioni AB a C, la prima irreversibile e la seconda reversibile, però in entrambi i casi non c'è scambio di calore con l'esterno, sono due adiabatiche comunque. E quindi per entrambe il lavoro è uguale alla diminuzione di energia interna. L'interpretazione intuitiva, come sappiamo, è che il gas per fare lavoro motore e spingere il pistone verso l'esterno deve attingere alla sua energia interna, che quindi diminuisce. Il testo ci dice inoltre che il lavoro compiuto dal gas sia nella trasformazione irreversibile, adiabatica irreversibile, che in quella reversibile è lo stesso, LAC uguale LB. Quindi questo vuol dire che dovendo compiere lo stesso lavoro motore nei due casi attingerà alla sua energia interna allo stesso modo. Quindi se prima l'energia interna diminuiva di 900 joule, qui c'è un segno sì positivo perché l'energia interna diminuiva di 900 joule, era quel prelievo che serviva a compiere un lavoro motore di 900 joule. Allora anche adesso succede la stessa cosa. Il gas preleva 900 joule dall'energia interna e compie 900 joule di lavoro motore. Siccome poi la diminuzione di energia interna è sempre 900 joule come prima, vuol dire che la differenza, la variazione di temperatura da AB e da AC è uguale. Quindi anche in questo caso nella trasformazione reversibile a C, il gas si raffredda di 43,3 Kelvin. Adesso però, essendo l'adiabatica reversibile, è possibile utilizzare la legge di trasformazione delle adiabatiche reversibili tra lo stato A e lo stato C. Noi dello stato A conosciamo tutto, dello stato C non conosciamo pressione e volume, quindi questa equazione non è utile perché presenta due incognite. Però dello stato C noi conosciamo la temperatura, che è la stessa di prima. Erano 43,3 gradi Kelvin meno della temperatura A, quindi era 322,1 Kelvin. Questa era la temperatura di B prima e di C adesso. Quindi noi possiamo riscrivere l'equazione di trasformazione dell'adiabatica reversibile sostituendo a una delle due incognite, in particolare alla pressione, l'espressione che contiene la temperatura. Quindi al posto della pressione scriviamo nRT su V nel punto C. E lo stesso facciamo poi anche nel punto A, al posto della pressione in A, anche se la conosciamo, ci mettiamo nRT su V in A. Quindi abbiamo nRT su V in A al posto della pressione, V alla gamma lo ricopiamo, e a destra abbiamo nRT su VC, tutto in C, per VC alla gamma. Quindi abbiamo questo è il primo membro e questo è il secondo, ma V alla gamma su VA fa VA alla gamma meno 1, allo stesso modo VC alla gamma su VC fa VC alla gamma meno 1. E abbiamo trovato quest'altro modo di scrivere una trasformazione adiabatica, questo modo alternativo alla solita equazione di trasformazione fa comparire non più pressione e volume ma temperatura e volume.
l'abbiamo fatta apposta perché dello stato C non conoscevamo pressione e volume, ma conoscevamo la temperatura. Allora adesso questa equazione presenta un'incognita sola, che è il volume finale C. Perciò con i vari passaggi algebrici ricaviamo il rapporto Vc su Va, elevando il rapporto delle temperature al reciproco di gamma meno 1, 1 fratto gamma meno 1. E questo reciproco di gamma meno 1 fa 5 mezzi, cioè 2,5, vediamo perché. Prima calcoliamo il fattore adiabatico, il coefficiente adiabatico gamma, dal rapporto tra i calori specifici molari a pressione a volume costante, ma per la relazione di Mayer, quella a pressione costante è Cv più R. Allora, distribuiamo la somma rispetto alla divisione, anzi il contrario, la divisione rispetto alla somma, 1 più R su Cv, ma Cv per un gas biatomico è 5 mezzi R, perché ha 5 gradi di libertà, e di conseguenza otteniamo 1 più 2 quinti, 7 quinti, 1,40. Questo è il coefficiente adiabatico per un gas biatomico. Dobbiamo poi fare gamma meno 1, 0,40, 2 quinti e il reciproco 5 mezzi. Quindi torniamo alla nostra incognita, che era il volume C su volume A, uguale al rapporto delle temperature di A e di C elevato a 5 mezzi, quindi fa 1,371, vuol dire che il volume C è 1,371 volte quello di A, che era 30 litri, quindi è 41,1 litri. Vediamo quindi qual è l'interpretazione grafica di questo problema. In rosso ho disegnato la trasformazione AB irreversibile. Non potrei disegnarla così perché se la disegno come un tratto continuo e ben definito vuol dire che è una successione di stati di equilibrio. Quindi in realtà non potrei proprio disegnarla, dovrei mettere un grande punto interrogativo qui in mezzo perché non so quali sono i valori di pressione, volume e temperatura del gas durante l'espansione, anzi il gas proprio non li ha definiti. A volumi, pressione e temperature indefiniti, ma l'ho comunque disegnato in questo modo giusto per fissare le idee e abbiamo visto che il volume finale del gas arrivava a 44 litri e la temperatura di 322 Kelvin circa. Invece adesso abbiamo visto che se al posto della trasformazione irreversibile AB ne abbiamo una AC che compie lo stesso lavoro, però il gas deve compiere lo stesso lavoro di 900 Joule. Allora, in quest'altro caso il gas si ferma prima, si espande solo fino a 41,1 litri. Stavolta posso veramente disegnare questo tratto, questo tratto continuo perché questa è una adiabatica veramente reversibile. I due punti, i due stati B e C si trovano sulla stessa isoterma a 322 Kelvin perché abbiamo visto che la diminuzione di temperatura era la stessa, era sempre 43,3 gradi in tutti e due i casi. E allora com'è possibile che però non cambi il lavoro tra le due trasformazioni? Non cambia perché, avendo immaginato qui, come detto prima, in modo improprio, questa trasformazione reversibile disegnata in questo modo, ecco, qui abbiamo un'area sotto la curva rossa che è uguale all'area sotto la curva verde. Quindi è possibile avere due lavori uguali pur con due punti finali, due stati finali diversi. Ripeto ancora che questo discorso non ha molto senso perché non posso disegnare a tratto continuo e definito una trasformazione irreversibile come è la AB.